In Italia la crisi c'è, lo confermano i dati della Banca d'Italia. Un'altra giornata drammatica. E sotto la pressione dei mercati e dell'Europa, la borsa ha perso un altro 2,5%. Lo spread è arrivato a quota record 300. Ho lasciato passare gli inverni, quelli allegri di neve, spensierati o ravvivati solo dalle luci in strada. Ogni lunedì mattina, posto di combattimento, il tuo bancone, la foto del terzino, quello che è andato via senza neanche salutare. Come te ora che la tua saracinesca non riapre. Sembra proprio uguale a tanti, eppure è soltanto nostro questo quartiere, le sue rughe, tutti quei negozi chiusi e facce spente, mezzi sorrisi che i nonni al parco regalano. Quanto corriamo in tondo mentre cerchiamo riparo, mentre perdiamo tempo che non ci verrà ridato. E i padri erano figli perduti e splendidi, e passa solo un giorno e restano solo. Almeno ci sarà. Messaggio rassicurante, ci sono segnali di miglioramento per l'economia, c'è finalmente luce in fondo al tunnel.